Buongiorno signore e signori, oggi voglio parlare di carne, alimenti animali, soprattutto carne. Perché? Perché ogni tanto ricevo dei commenti, ma soprattutto delle richieste, oppure anche parlo con delle persone che anche mi seguono, che ancora non hanno capito assolutamente nulla sugli alimenti. Perché? Perché fanno confusione, perché poi vanno a leggere libri di altri pseudo esperti. Non voglio fare nomi perché è antipatico, però c'è qualcuno che, senza fare nomi, ma comunque magari l'avete capito, che promuove il suo libro, è sempre in televisione e dice che bisogna vivere fino a 100 anni e poi ti dice di mangiare carne, è assolutamente fuorviante, inutile e pericoloso, lo ripeto, state attenti. Ma lo dico proprio alle persone che mi seguono, che poi mi dicono, ah, però lui ha detto che, sai, siccome gli animali carnivori mangiano carne, allora significa che non è un alimento così tossico. Ma allora, a parte che chi dice così ovviamente non ha seguito i miei corsi e non ha letto neanche i miei libri, perché è assurdo. È un'affermazione che oggi nel 2018, 19, 20, ma anche già da 10 anni fa, 100 anni fa, era già assurda. Le prove scientifiche che la carne non sia un alimento adatto all'essere umano sono migliaia ormai. Ci sono, cioè, potete fare una ricerca come ho fatto io, anche di più se volete, e le prove ci sono. Poi cosa succede? Succede che questi personaggi consigliano magari di eliminare certi altri alimenti, di cui farine raffinate, amidi, soprattutto glutine. È vero, è giusto eliminare il glutine, le farine raffinate, gli zuccheri, il sale. Allora, eliminando questi alimenti, capita che le persone stiano meglio, anche se mangiano un pochino di carne, almeno per il breve periodo. Allora lui è un genio, perché hai visto che seguendo le sue istruzioni sto meglio. Sì, stai meglio per un po', ma attenzione, perché purtroppo ne ho conosciute di persone, anche con le diete Atkins, con le diete Dukan soprattutto. Stanno bene un po' i primi mesi, dimagriscono, magari li passano certi sintomi, perché comunque hanno eliminato alcuni prodotti, e danno il merito al fatto che stanno mangiando un po' di carne. Assolutamente errato, inconcepibile, sbagliato, proprio una cavolata clamorosa. Ripeto, hanno avuto dei benefici perché hanno eliminato altri alimenti, non certo perché stavano mangiando carne. Se avessero smesso di mangiare anche carne, oltre agli altri alimenti, come comunque promuovo anch'io nella mia alimentazione naturale e fisiologica, che non è la mia alimentazione, cioè è l'unica alimentazione dell'essere umano. Attenzione, non confondetevi. Io non sto promuovendo nulla di mio che ho inventato io, ma è semplicemente un concetto base che chiunque può capirlo. Basta informarsi, basta leggere i libri, basta libri quelli giusti, dalle persone giuste magari, ok? E smettete di andare in giro a guardare mille persone, ah, l'ha detto, ah, siccome l'ho visto in televisione, ma cercate di rendervi conto, è una cosa logica. Una volta che avete capito i concetti, diventa una cosa logica. Ora, adesso io voglio leggervi dei passi, di alcuni concetti del libro che ho scritto, che poi se siete interessati ve lo trovate anche su Amazon, anche se consiglio di comunque di seguire il mio corso perché è più sintetico e capite meglio, però fate quello che volete. Allora, intanto parliamo di carne, quindi abbasso lo sguardo perché ho il libro, quindi voglio leggere, siccome mi ricordo a memoria tutti i concetti, ma preferisco essere più preciso su alcuni passaggi. Allora, siamo nati tutti noi, almeno in Italia, in una società che considera la carne e i cibi animali come addirittura indispensabili fino a qualche anno fa, okay? Perché hanno le proteine, hanno il ferro, eccetera, eccetera. Ed è tutto sbagliato. Perché è sbagliato? Adesso cerchiamo di arrivare ad alcuni punti per cui voglio farvi capire, per i più pigri che non hanno avuto neanche voglia di leggere il libro, di comprare i corsi, perché pensate ancora di spendere i soldi inutilmente, ma vi state sbagliando, io ve lo dico per voi comunque. Allora, io lo ripeto, prima del 2010 ero onnivoro, mangiavo un po' di tutto, quindi non sono un vegano fissato per mille motivi. Sono diventato vegano, sono diventato crudista, sono diventato fruttariano, seguo la dieta alimentazione naturale e fisiologica, più che altro per ragioni di salute, perché ho capito quali sono i danni che possono provocare certi alimenti, carne compresa. Dopo c'è anche tutto l'aspetto etico sugli animali che non è da sottovalutare, però personalmente è in secondo piano, anche se adesso mi dà veramente fastidio. Comunque,
Allora, le presunte virtù di latte e carne sono solamente fantasiose affermazioni non supportate da alcune prove scientifiche. Non ci sono prove scientifiche, solo illazioni e barzellette che girano intorno. Non ce ne sono che il fatto che la carne ci faccia bene. Non provate ad andare in un'università e dite, mi fate vedere quali sono i documenti che indicano che la carne faccia bene. Non ci sono, non esistono. Ok. Allora, vediamo un po'. Ad esempio, poi un signore ieri faceva: Ah, ma allora come mai se queste cose sono vere nessuno lo sa? Allora, intanto non è vero che nessuno lo sa, non lo sa perché io lo so e come lo so io lo sanno di tanti altri. Forse non lo sa la massa delle persone, non lo sa la massa delle persone che continuano a guardare la televisione. Io vi dico: spegnetela quella cavolo di televisione, buttate via il telecomando, non serve, è peggio, tutti i campi. E smettetela anche di leggere i giornali, uguale, non serve. Dovete informarvi in modo autonomo dalle fonti giuste, se no non ne uscite. Quindi non è vero che tutti non sanno queste cose. Siamo in pochi, ma neanche così pochi. Quindi siete voi che non siete informati, ok? E informatevi. Io sono qui apposta per cercare di aiutarvi a informarvi nel modo giusto. Tant'è che ce ne sono migliaia di articoli scientifici. Ve ne riporto uno, ho riportato uno sul libro come esempio. Un articolo riportato dal Journal of America, di Medicine Association, JAMA, famoso. Nel 1965, quindi insomma da un po' di anni, affermava in modo chiaro e ben documentato che un pasto ricco di grassi, soprattutto animali, può rendere parzialmente viscoso e melmoso il sangue, interrompendo l'uso dei capillari per oltre 24 ore. Avete capito? Ed è solo uno delle migliaia di cause, dei sintomi provocati dal consumo di carne. Qualsiasi tipo di carne, poi vediamo. Quindi cerchiamo di capire meglio gli effetti negativi che arreca una dieta carnivora, o onnivora, perché dice, ah, siamo esseri onnivori. Non siamo esseri onnivori, siamo esseri frugivori. Questo poi l'ho spiegato in altri video e magari farò un video apposta. L'acido urico, ad esempio, è uno dei veleni più potenti che esistono in natura. Si trova in dose notevole in tutte le varietà di carne e di pesce, che okay? Il pesce è sempre carne. Circa 28 grammi per chilo, è tantissimo. Un elevato livello di acido urico nel sangue si è riscontrato in tutte le vittime decedute di leucemia e sottoposte a autopsia. È strano, eh? Coincidenza, è solo una coincidenza. Va bene. La gotta, ad esempio, è probabilmente la malattia più conosciuta tra le quali imputabile proprio al consumo di carne, quindi dell'acido urico. Questo anche tutti i medici normalmente lo sanno. È provocata proprio appunto dall'acido, dalla presenza dell'acido urico. Poi andiamo a vedere il perché. Okay? Il deposito di acido urico si accumulano anche nei reni, tra l'altro, causando calcoli renali a volte, e talvolta persino sotto la pelle, sviluppando delle tumazioni e dei tofi e cose del genere. Vabbè, questo è il meno dei mali, però insomma non è bello. Gotta e artrite sono senza dubbio provocate da un'alimentazione carnica. Pensate che già Ippocrate, quindi non ieri, aveva messo in relazione la gotta con chi all'epoca poteva permettersi il lusso di mangiare carne tutti i giorni, scusate, definendola appunto l'artrite dei ricchi, ok? Quindi è già una cosa vecchia questa, molto vecchia. Le scorie rilasciate dal consumo di proteine animali affaticano enormemente gli organi chiave, cioè ad esempio il fegato, il pancreas, i reni, e sono i primi a risentire di questo eccesso proteico derivante dal mangiare carne. L'acido urico, tra l'altro, è responsabile di uricemia, obesità, diabete, calcoli, reumatismi, dispessie, enzemi, arteriosclerosi, eccetera, eccetera. L'espulsione. Tra l'altro, si può facile, perché non siamo ancora tutti morti? Perché comunque anche le persone che mangiano carne di solito mangiano anche della frutta e della verdura crude e queste sono molto d'aiuto ad eliminare un po' di acido urico e tutti questi veleni. Quindi per fortuna la gente mangia parecchia frutta e verdura, spero per voi, almeno mangiate quella. Se continuate a mangiare carne cercate di aumentare a dismisura il consumo di frutta e anche di verdura crude, okay? Almeno vi dà un piccolo aiuto. Gli scarti proteici non eliminati vengono legati alle pareti dei capillari che, ispessendosi, perdono la loro efficienza e gli strati si accumulano anche all'interno delle pareti arteriose causando ateromi.
Ok, quindi ci sono dei problemi proprio, chiamiamoli tecnici per noi addetti ai lavori. Ripeto, io non sono un medico, quindi non voglio parlare con termini troppo medici, però io voglio far passare il concetto, perché è quello che conta a tutti. I medici dovrebbero saperlo, non tutti lo sanno, ma ho dei medici amici che mi ringraziano spesso. Ogni qualvolta si ingerisce carne, uova, pesce, eccetera, si compromette gravemente l'equilibrio dell'organismo. Non è la presunta carenza di proteine, attenzione, quindi non è la presunta carenza di proteine a nuocere alla salute, come qualcuno vi dice ancora adesso, ma è al contrario, cioè l'eccesso proteico che crea problemi. È ormai provato che tutte le cellule hanno, ad esempio, una memoria che trasmettono vibrazioni ad altre cellule. Questo è un altro discorso, un discorso un po' più fine, però esiste. Le cellule, noi siamo fatti di luce, vibriamo, noi abbiamo delle vibrazioni, ok? Se non lo sapete, informatevi. Comunque siamo degli esseri fatti fondamentalmente di fotoni di luce, e questa, la luce è una vibrazione, sono delle onde. Comunque, qualsiasi cosa ha una certa vibra in un certo modo, con delle frequenze più o meno alte. Noi, ad esempio, se siamo in salute, vibriamo delle frequenze alte, la frutta ha delle frequenze alte, una persona malata di tumore ha delle frequenze basse, uguali ad esempio alla carne, tanto per coincidenza pure quella. Si è notato che le sensazioni provate dalle povere bestie al momento dell'esecuzione, quindi quando sono al macello, gli animali provano perché capiscono che stanno per essere ammazzati in modo non tanto giusto. Al macello gli animali provano dolore, orrore, odio, disperazione, risentimento e terrore, perché sono questi i sentimenti dei vostri animali prima di essere ammazzati, affettati e serviti nel vostro piatto, ok? Tutte queste emozioni negative raggiungono il massimo di intensità all'istante in cui vengono uccisi. Le cellule presenti nei cadaveri uccisi hanno memorizzato ogni sentimento negativo e per un certo periodo mantengono vivi i ricordi, trasmettendo tramite vibrazioni tali sentimenti a chi se ne nutre. Questo periodo è abbastanza lungo. Per tale motivo, mangiare cadaveri di animali uccisi può influire sul metabolismo dei neurotrasmettitori e di conseguenza sullo stato di comportamentale di ognuno di noi che mangia ancora cadaveri. Ci sono varie ricerche scientifiche che dimostrano come rabbia, agitazione, aggressività, violenza, angoscia e propensione anche allo sconforto fisico sono molto spesso connessi a un basso livello di serotonina, questo provocato anche dal consumo di carne. Hanno fatto degli esperimenti anche nei carceri dove hanno dato a metà degli ospiti prodotti di origine vegetale, l'altra metà continuavano a dargli carne, hanno riscontrato dopo alcuni mesi una netta differenza tra il comportamento a livello di aggressività dei due gruppi. Anche questo, ce ne sono tante di ricerche in merito. Poi ci sono sempre le eccezioni, però questo è un dato di fatto. Ricordatevi che la memoria dell'acqua esiste, quindi la memoria assorbe le vibrazioni e memorizza in un certo modo. E quindi le emozioni negative che gli animali trasmettono, che sentono, che vengono disperse in tutto il corpo. Quindi ogni pezzo di animale che mangiate tutti i giorni ha anche la memoria, l'ultima memoria di quel poveraccio animale che è stato ucciso per voi. Tra l'altro vi fa pure male, quindi non capisco, cioè, non sto demonizzando chi mangia carne. Se ne è all'oscuro, perché anch'io, ripeto, prima non sapevo niente e andava bene così. Però, se adesso capite che non va bene, secondo me è meglio smetterla, giusto? Ok. Poi c'è un'altra cosa: la carne non contiene fibra indigeribile, ok? Sì, che la fibra, quando si parla di fibra, si parla di una fibra indigeribile, cioè ha un effetto su di noi, sul nostro intestino, come una scopa che pulisce via. Se è indigeribile perché passa e porta via residui, se invece la digeriamo si frantuma e l'assorbiamo e non va bene per certe cose, ma non per altre. Quindi, mangiando troppa carne e evitando nel frattempo di mangiare frutta e verdura fresche, spesso si incorre in stitichezza, obesità, emorroidi, tossemia, vene varicose, artrite, divercoliti, appendiciti, malattie cardiovascolari. Fino ad arrivare al male, uno dei mali più temuti nel nostro secolo, che è il tumore, soprattutto il tumore all'intestino. Qui ormai anche l'OMS si è espressa in merito qualche anno fa, quindi signori, mi spiace per chi ancora promuove il mangiare carne, ma è completamente fuori di testa, no? Non sta capendo
capendo cosa sta succedendo. La gente ormai un po' di informazioni le ha, quindi formatevi anche voi prima di dire cavolate. Dite, guardate, ho sbagliato fino a ieri, mi sono accorto, hanno ragione quelli là, è meglio non mangiare carne. Quindi è inutile continuare a perseguire un concetto sbagliato. Poi, tra l'altro, le cosiddette carni magre, il pollo, ah, la carne magra fa sì, forse è meno peggio di quella rossa, ma non cambia assolutamente nulla a livello di salute, poco, pochissimo. Nella carne troviamo anche la putrescina, la cadaverina, che sono il nome di tutto un programma, l'optomamine, scatole, eccetera, eccetera. Tutte sostanze tossiche che si trovano nella carne e che passano direttamente nel nostro sangue, ok? E non fanno bene. Tra l'altro, gli animali oggi, un po' come tutto, però anche gli animali, sia di terra che di acqua, incorporano anche mercurio, cadmio, piombo ed altissimi metalli pesanti, questo dato dall'inquinamento, dato da tanti altri fattori, soprattutto anche da quello che danno da mangiare gli animali stessi, ok? Senza contare che gli allevamenti ormai, quegli allevamenti intensivi, riempiono gli animali di antibiotici, altrimenti morirebbero troppo giovani e non sarebbero utili per il commercio, quindi ingerite anche antibiotici. Poi ci sono altri fattori, ad esempio, uno a caso, l'anatomia comparata, ho già fatto forse un video su questo, però lo ripeto perché è necessario. È una scienza, l'anatomia comparata, che asserisce che gli animali carnivori possiedono un intestino molto corto, circa 4 volte la lunghezza del tronco. Dopo spieghiamo il per quale motivo. Mentre gli erbivori, quindi le mucche, cioè che devono mangiare erba per poi trasmutarla in quello che serve a loro, hanno un intestino molto lungo, circa una ventina di volte. Mentre l'uomo e gli animali frugivori hanno un intestino medio tra i due, che è circa 11 volte la lunghezza. Questo perché? Perché l'intestino corto serve agli animali carnivori per cercare di eliminare nel tempo più breve possibile i residui, i veleni, le putrescine che sono all'interno della carne, quindi sono fatti apposta. Poi c'è tutto il discorso della dentatura, degli occhi, eccetera. Adesso non ne voglio parlare, però ci sono proprio dei dati scientifici. L'anatomia comparata ci dimostra che noi siamo animali fatti per mangiare certe cose, carnivori no. Per cui quello scienziato che medico, tra virgolette, non faccio il nome, ma penso che molti di voi abbiano capito, non può dire, andare in giro a dire, e no, siccome gli animali carnivori mangiano carne, allora la carne è un alimento che si può mangiare, è una cavolata pazzesca. Ognuno di noi, ogni specie, ha un alimento specifico, creato proprio per quella specie. Poi possiamo sgarrare tutti, possiamo mangiare qualsiasi cosa, però alla lunga ci fa male, non possiamo sopravvivere, tant'è che non possiamo sopravvivere mangiando solo carne. Poi c'è un'altra cosa che molti non sanno, i carnivori, i leoni, i felini, intanto tutti i carnivori mangiano solo animali erbivori e c'è un motivo, perché la prima cosa che mangiano gli animali carnivori, i leoni, quando azzannano una zebra, per esempio, puntano l'intestino, puntano, cioè nel punto dove è più ricco di enzimi vivi, di vitamine, perché l'intestino di una gazzella, di un antilope o di una zebra è pieno di verdura parzialmente digerita, quindi per loro è un grande nutrimento a livello di vitamine, di enzimi, eccetera. Poi mangiano le ossa, mangiano il sangue e comunque non le cuociono prima, ok? Perché sono animali adatti a mangiare quel cibo. Dopo mangiano anche un po' di muscolo, ma non adaccano il muscolo, non mangiano prima la coscia, il prosciutto, prima mangiano l'intestino, ok? Quindi attenzione, gli animali carnivori in realtà sono quasi degli erbivori, nel senso che mangiano l'erba trasformata da altri. Attenzione, non mangiano solo un muscolo, perché altrimenti anche loro morirebbero. Quindi non mi venite a dire che si può vivere mangiando solo una bistecchina, tra l'altro cotta, perché è assurdo, tutti sanno che non è possibile. È possibile vivere mangiando solo frutta per 100 anni, non è possibile vivere mangiando solo carne, ma neanche per un anno, ok? Perché arrivano un sacco di carenze vitaminiche e c'è tante altre cose. E questi non è, sono dati di fatto, non è che le invento io semplicemente le riporto perché le ho studiati, le ho sperimentati e cerco di farli capire a chi ha voglia di capire, ok? Però cercate di capire, se avete degli amici, se gli amici
se voi siete già vegetariani, vegani, avete capito questi concetti, cercate di aiutare anche i vostri amici, magari fate share di questo video, condividete, senza insistere troppo, ma fateli capire che stanno seguendo persone sbagliate, che non stanno capendo bene le cose, perché è importante tra l'altro per tutti, perché comunque c'è anche una sostenibilità ambientale, di cui adesso non ne voglio parlare, che ormai siamo arrivati al limite, stanno distruggendo foreste, e anche in Argentina, forse l'ho già detto, stanno distruggendo tutto per fare cosa? Per coltivare della soia, per dare da mangiare a degli animali in Cina, perché sennò la gente che si sta arricchendo, se non mangia la carne, si sente povera. È assurdo, ok? Quindi attenzione, ne andiamo di mezzo tutti. Quindi. Poi, andiamo avanti, due cosette, poi vi lascio andare. L'enzima uricasi, allora, l'enzima uricasi è un enzima che è l'unico utile per digerire o diciamo disgregare l'acido urico, ok? Quindi senza enzima uricasi l'acido urico fa solo dei danni. L'enzima uricasi ce l'hanno gli animali carnivori, noi no. Quindi se non abbiamo neanche l'enzima uricasi, come cavolo fanno a dire che la carne è adatta a noi? Cercate di capire, è impossibile, è sciocco. O lo dicono in malafede o sono completamente ignoranti in questo tema. Poi magari sanno tutto sul fatto delle farine raffinate che fanno male, sul glutine che fa male, e io sono d'accordo con loro. Ma signori, state attenti a quello che dite sulla carne perché è pericoloso, ok? L'enzima uricasi è posseduto soltanto dai carnivori, il quale permette di trasformare l'acido urico prima in allantoina e poi tramite un processo di idrolisi in un'urea, quindi PP, che alla fine sarà espulsa tramite gli organi preposti. Quindi l'essere umano, come anche le scimmie antropomorfe e gli animali erbivori, non possiede l'enzima uricasi, perciò l'acido urico della carne ingerita, combinandosi con il sodio, si trasforma in urato di sodio, depositandosi principalmente nelle articolazioni, come abbiamo detto praticamente prima, poi la gotta e altri. Poi ci sono salumi insaccati, peggio ancora, perché sono della carne peggiorata, perché poi sono pieni di sale, in più contengono spesso nitriti e nitrati. I nitriti e i nitrati sono dei veleni che si trovano, pensate, addirittura nelle sigarette, e anche nei materiali plastici. Ok, adesso non voglio annoiarvi oltre, se volete leggetevi il libro, comprate i miei corsi, così magari capite un po' meglio. Quando avete capito, vi assicuro, e provate, come tanta gente poi prova a smettere di mangiare prodotti animali, lo sentite, state meglio, ok? Condividete questo video, fatemi un favore, fate un favore a voi stessi e fate un favore alle persone a cui volete bene, perché non è pericoloso e poi smettetela di seguire persone che non sanno le cose, ok? Fa niente se sono medici, fa niente se sono laureati, non conta nulla, sapranno tantissime altre cose, ma sull'alimentazione chi ne sa siamo veramente in pochi. Mi spiace dirlo, ma è così. Per oggi è tutto, alla prossima.